In pieno clima di spending review, il Consiglio Comunale di Montesilvano è tornato a discutere dell'abolizione del CDA dell'azienda speciale cittadina. Non sono mancate le polemiche sulla mozione presentata dal Partito Democratico per impegnare la Giunta Maragno a predisporre gli atti necessari a nominare un amministratore unico. L'ex assessore della passata Giunta di Mattia, Anthony Aleano, defenestrato proprio su questo argomento ed oggi seduto sui banchi della maggioranza di centrodestra, ha puntato il dito contro quella che a suo dire è una strumentalizzazione dell'argomento da parte del Partito Democratico all'opposizione, che vorrebbe sfruttare il tema della riduzione dei costi della politica per fare propaganda. Dello stesso tenore l'intervento del sindaco Francesco Maragno, che poco prima di votare contro la mozione del PD e a favore dell'emendamento Aleano di rinvio alla normativa nazionale per il contenimento dei costi, ha attaccato senza mezzi termini coloro che oggi fanno parte dell'opposizione e che prima delle elezioni erano maggioranza. Il problema oggi è capire se per un gettone di presenza che costa 20 euro all'interno dell'azienda speciale, noi dobbiamo azzerare un CDA oppure dobbiamo metterlo a costo zero, quindi alimentare l'idea che qualcuno deve andare lì rimettendoci dei soldi, perché magari qualcuno lavora a Pescara, ci deve rimettere dei soldi anche per andare all'azienda speciale. Poi legittimando qualunque malcostume all'interno dell'azienda speciale. Nessuno vuole incidere sulle casse comunali e sapete benissimo che lo stiamo facendo. Stiamo riducendo tutto quello che si può ridurre, soprattutto quei costi superflui. Vogliamo continuare in questo senso, però assolutamente evitiamo le strumentalizzazioni, evitiamo gli spot solamente per prenderci la fotografia sul giornale oppure la ripresa all'interno delle telecamere, perché oggettivamente da chi ha amministrato 2 anni non è accettabile avere queste lezioni di morale.